Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno e quest'oggi sono qui per un argomento abbastanza futile, ovvero è apparso in internet un piccolo problema che riguarda una cosa molto banale, diciamo, che in via teorica, almeno stando a quello che avevo pensato io, era una cosa che ci arrivavano tutti, visto che alla fine il problema che per noi autistici è abbastanza banale, per voi gente normale è difficile da capire. Ho pensato bene di fare questo video. Che cosa dice questo problema? Il problema parla di una signora che entra in un negozio e sottrae dalla cassa 100 euro. Dopo 5 minuti ritorna, spende, fa un acquisto di 70 euro e ne riceve 30 di resto. Il problema chiede quanto ci ha perso il negoziante. Ecco, per gente come me che io in questo momento sono qua alla presa con elettronica, con algoritmi di criptazione di mia invenzione, algoritmi criptografici talmente complessi che voi non riuscite nemmeno ad immaginare, che poi inserirò in Arduino. È chiaro che la mia immaginazione non poteva pensare che c'era così un numero elevato di persone non in grado a fare nemmeno dei calcoli molto semplici. Quindi ho pensato di perdere parte del mio tempo che dedico anche a queste cazzatine qui, algoritmi crittografici e Arduino, in modo da dare una spiegazione in termini molto semplici affinché anche i vostri cervellini da gallina arrivino a capire. Allora, incominciamo a dire una cosa molto semplice. Quando un problema è molto complesso, in questo caso io credo non lo sia, comunque i fatti hanno dimostrato che per molti il problema è complesso. Va diviso in tanti problemini semplicini. Si divide un problema complesso in tanti complessini più semplici e poi si mettono assieme. Quindi facciamo la stessa cosa, no? Allora, ipotizziamo che questa scena qui del problemino. In realtà sono due scenari. Partiamo da quello che magari potrebbe essere quello più complicato, che complicato non è. Dividiamo quindi il problema complesso in due problemi molto semplici. La signora entra, fa un acquisto di 70 euro, ne riceve 30 di resto. Cosa sappiamo? Sappiamo che con un calcolo molto semplice, per aver ricevuto 30 di resto ha speso 100 euro che aveva questa signora qua. Cosa ci ha perso il negoziante? Il negoziante non ci ha perso niente. Noi sappiamo che qualsiasi perdita in realtà è un guadagno con il segno meno. Ed è vero anche il contrario. Ovvero, qualsiasi guadagno è una perdita con il segno meno. Quindi andiamo a calcolare quello che ha guadagnato, ovvero perso con il segno meno, il negoziante, in modo poi da calcolare qual è la perdita totale che ha avuto il venditore. Allora, quello ha venduto 70 euro di merce, poi quello che ha preso di resto, quanto ha pagato, importa poco. Cosa possiamo dedurre? Circa su 70 euro di merce, ipotizzando che sia il negoziante in un sistema fiscale europeo, quindi sotto partita IVA, non è che vanno tutti a guadagno quei soldi lì. Incominciamo a ipotizzare che circa 20 euro possono essere andati via, li deve versare per l'IVA, magari un po' meno, diciamo della cifra di quei 70 euro, gli ne rimangono, diciamo, ipotizziamo 55, è una cifra aleatoria, no? Lui, se gliene rimangono 55, il bene che ha venduto non lo ha pagato 55, perché qualsiasi attività di vendita è un'attività a fine di lucro. Lui l'avrà pagato, non so, due terzi, l'avrà pagato, ipotizziamo 30-35 euro, diciamo il suo guadagno può essere quantificato, diciamo, da zero, ovvero lui vende la roba a quello che la compra lui giusto perché gli piace vendere, gli piace perdere il tempo e stare di seduto, oppure ci ha guadagnato
l'intero importo, ovvero circa 55 euro, poi non contando che il resto l'ha dovuto versare per IVA. Diciamo che può essere un manufatto che lui non gli costa niente fare e lo ha venduto. Diciamo abbiamo un diapason, però la cifra più o meno che potrebbe aver guadagnato lui è una cifra aleatoria, potrebbe essere 25, 30 euro, 20. Nessuno lo può sapere. Noi sappiamo solamente che ha avuto un guadagno, quindi una perdita con il segno meno. Lui ha perso, ipotizzando, meno 20. Quindi sappiamo che ha avuto un guadagno, ma non possiamo, i dati del problema non sono sufficienti per poterlo quantificare. Prendiamo a questo punto l'altro pezzo del problema. Ovvero l'altra scena, l'altro scenario. La signora prima, 5 minuti prima, era già entrata nel negozio e aveva sottratto 100 euro. Che poi quei 100 euro li ha usati per comprare, ma nel nostro ragionamento questo dato qua è un dato che non ci dice niente. Ai fini del nostro calcolo non ci interessa. Questo è un dato. Anche voi cervelloni che non ci capite niente di algoritmi crittografici, avete intuito che se la donna sottrae 100 euro dalla cassa, è quello che ci ha smenato 100 euro. Non è che c'è bisogno degli scienziati della NASA per capire quello. Quindi, cosa ci ha perso il negoziante? Ci ha perso 100 euro più una cifra. Con segno meno, che era il guadagno che noi non sappiamo. Quindi il risultato è che il negoziante ci ha perso minore di 100, ovvero una cifra aleatoria minore di 100 e sarà maggiore di 30, perché 100 meno 70 non possiamo neanche sapere, visto che il problema non ce lo dice, che il negoziante era in un paese soggetto a IVA. Sono tutte deduzioni che possiamo fare noi. Quindi noi possiamo quindi ipotizzare che lui ci ha perso una cifra che va da 100 a 30, perché 100 meno 70, che era quello che è il massimo teorico ipotizzabile che si poteva guadagnare nell'altra scena, non contando le imposte, l'IVA e cose, lui ci ha perso, diciamo, una cifra che possiamo indicare come minore di 100, maggiore di 30. È una cifra aleatoria, quindi il risultato del problema è molto semplice. Quindi non abbiamo una cifra precisa, non è possibile dedurre quello che ha perso il negoziante, sappiamo solamente che ci ha perso una cifra inferiore da 100. Maggiore di 30, molto probabilmente anche maggiore di 50, però non abbiamo i dati per calcolare esattamente cosa ha perso il negoziante. Quindi mi rimetto al lavoro con Arduino e gli algoritmi crittografici e dopo è chiaro che nel nostro gruppo c'è gente che adesso posta domande fiscali con stanchi a ribasso. Poi sono scemo anch'io che la regola numero uno a chi fa trolling nei forum, nei gruppi, non bisogna neanche risponderci. Per cui se la gente non riesce a capire nemmeno un problemino da bambino della prima elementare, è inutile che io mi metta a discutere con problemi più grossi oppure mi metta a discutere di algoritmi crittografici o di cose più complicate con persone che non hanno intelligenze autistiche. Ok, ci sentiamo alla prossima, ciao a tutti.